saluto a tutti gli amici di Generico. Oggi andiamo a recensire, a parlarvi un attimo più che altro della Xiaomi Mi Band 3, un prodotto che mi ha veramente soddisfatto. Questo è un activity tracker di appunto Xiaomi, è uscito da poco sul mercato, vi metterò il link per comprarlo qua sotto. Ma prima di parlarvi bene vi dico iscrivetevi al canale, giusto per rimanere un attimo collegati con me, con il tastino che compare qua sotto, e se volete anche un bel mi piace e condividetelo. Ma perché sto elogiando così tanto questo braccialetto nero? Perché costa solo 30 euro, neanche, se lo beccate in promozione, appunto guarda, controllate ogni tanto i link che vi metterò qua sotto per comprarlo, che magari c'è qualche promo che lo beccate a meno di 30 euro, e li vale tutti perché con 30 euro si collega ad iPhone, ad Android, fa da orologio, vi manda sempre le notifiche, quindi non so se vi scrivono con un messaggio, un WhatsApp, un qualsiasi cosa, lui vibrerà e vi uscirà sul display appunto chi vi ha scritto, cosa vi ha scritto. Non vi permetterà di rispondere alla notifica, ma già solo leggerla secondo me è una bella cosa. Quindi sempre connessa col telefono via Bluetooth, monitora i battiti cardiaci costantemente tutto il giorno, potete impostare voi appunto la frequenza ogni quanto farlo monitorare, lo faccio ogni mezz'ora, e la batteria appunto riesce a scaricarsi un 10% al giorno, quindi una decina di giorni me li ha sempre fatti senza problemi. Poi è impermeabile, quindi ci potete fare il bagno, potete andare al mare, la doccia, infatti non la tolgo praticamente mai, se non se sto facendo dei lavori magari che rischio di rovinarla e mi dispiace. Appunto nella confezione c'è dentro lei e lui, il caricatore appunto per caricarla, in un paio d'ore neanche si ricarica con qualsiasi presa USB o caricatore del cellulare o anche un power bank, quindi ve la potete portare in vacanza, magari se andate via una settimana ve la portate senza neanche caricatore, perché visto che dura 10 giorni non avete quella preoccupazione tipo, non so, l'Apple Watch ogni 2 giorni va caricato, questo no. Parliamo un attimo anche di precisione di quello che fa. Allora, monitora i passi come ho già detto, secondo me con una precisione assoluta, perché l'ho confrontato con l'Apple Watch e sballa, sovrastima un attimo di circa un 2-3%, che su magari una giornata di 10.000 passi è pochissimo e quindi assolutamente tollerabile. Il battito cardiaco invece è assolutamente preciso, perché lo misura uguale a un Apple Watch, che io reputo l'Apple Watch preciso appunto perché è un prodotto, insomma, costruito bene, con cura, costoso, quindi mi fido di quello. Certo, non è uno strumento medico, ma è molto preciso anche lui. Quindi come precisione assolutamente perfetta. Altre funzioni particolari che ha, vabbè, vibra appunto se qualcuno vi chiama, vibra se vi mandano un messaggio, potete impostare una sveglia silenziosa. Cosa vuol dire? Che voi dal telefono, non so, domani mattina vi dovete alzare alle 6, non volete svegliare chi vi sta attorno, impostate la sveglia alle 6 dall'applicazione, come vi farò vedere, e il vostro orologio, smart band, chiamatela come volete, vibrerà e quindi non sveglierà nessuno attorno, vi sveglierà solo a voi in modo molto più dolce che il suono della sveglia che entra come un frastuono nella vostra testa magari prestissimo. Quindi funziona molto comoda anche quella. Altre funzioni, appunto, monitora l'attività fisica, tipo non so se andate a fare una corsa, in automatico lui capisce che state facendo una corsa e ve la monitora, così da darvi poi un riscontro nell'applicazione di quanto avete corso, come avete corso, il vostro battito, eccetera eccetera. Unico neo secondo me è la robustezza della parte superiore del vetro. Perché? Perché è di Gorilla Glass, cioè è quel vetro plastico come quello dei telefonini che si sfrisa, essendo poi appunto particolarmente curvo nei bordi, basta che toccate dentro un mobile, un mattone che si rovina. Infatti l'ho tenuto una settimana senza pellicola, ma è già molto rigato sotto, quindi ho dovuto metterci la pellicola, e così devo dire che forse è più robusta la pellicola che il vetro. Non si rovina neanche la pellicola, se si rovina la cambio, costano 5 euro 10 pellicole, ve le linkerò anche quelle in descrizione perché è difficile trovarle che vadano bene, soprattutto perché ha la curvatura come ho già detto, e queste che ho trovato mi trovo veramente bene. La seconda che metto, perché la prima l'ho rovinata un attimo anche per provarla, e mi trovo particolarmente bene. Ma andiamo appunto a vedere l'applicazione per appunto vedere cosa si riesce a fare. Come vedete intanto nel retro questi due LED verdi sono il monitoraggio del cuore, che appunto lui lo fa ogni mezz'ora oppure quando rileva che state facendo un'attività fisica particolarmente intensa. Adesso credo che sia appunto nella mezz'ora, perché sto facendo il video, sono molto calmo, quindi adesso appunto andiamo a vedere l'applicazione, come funziona, cosa fa e com'è.
Innanzitutto è tutto completamente in italiano, ma anche l'orologio, avete visto delle scritte in cinese, ma ho letto che sta arrivando appunto a questione di giorni, un aggiornamento, che anche le scritte dell'orologio vengono messe in italiano. Non è che diano fastidio perché non c'è scritto solo il giorno e il meteo, ma si capisce anche perché c'è i disegnini, quindi anche se rimaneva in cinese cambiava ben poco. Questa comunque è l'applicazione, come vedete avete subito una schermata sulla vostra giornata, c'è 4200 passi, 3,2 km, le calorie bruciate, quanto abbiamo dormito la notte, perché è importante anche quello, perché monitora anche il sonno, quindi di notte lui monitora il vostro battito cardiaco, vede quanto vi agitate, vede come vi muovete nel letto, eccetera eccetera, così vi può dire sonno profondo e sonno leggero e anche se vi siete svegliati. Diciamo che ho dormito particolarmente bene, ma poco, perché mi sono svegliato alle 6:15. Ma comunque ti dà anche appunto una statistica, una regolarità, il punteggio più alto, più basso di questi giorni, come mi sono sentito, eccetera eccetera, delle cose, delle curiosità che possono secondo me sembrare molto carine. Poi monitoro la vostra, appunto, come ho già detto, frequenza cardiaca, come vedete qua tutta la mia giornata, anche la notte, se vedete dei buchi perché l'avevo tolto per particolari motivi, ma comunque ho sempre costante appunto il mio battito, vedete 122, la notte molto basso, come si può vedere 60-58. Poi vi dice un attimo come è stato il vostro cuore, come è andato il vostro cuore nella giornata di oggi, ma anche in tutte le giornate passate che l'avete indossato. Quindi è molto bello anche avere uno storico passato di tutte le vostre, del vostro cuore. Poi vabbè, il peso, questo va aggiunto manualmente, ma comunque se avete anche una bilancia, magari sempre Xiaomi, potete rilevare il peso da lei in automatico, lo porta nell'applicazione oppure lo inserite manualmente. Qua invece vi dà le attività, poi penso che anche con Siri, ho visto la notifica, si mette d'accordo lui. Si possono appunto far partire le attività anche da qua, così si sincronizzerà con il GPS, eccetera eccetera, per avere appunto magari anche un percorso, una precisione maggiore. E qua abbiamo appunto il profilo mio e anche le impostazioni della band. Come vedete la batteria è al 56%, l'ho caricata 4 giorni fa, me lo sta dicendo lui, quindi quello che vi ho detto è vero. Poi chiamate in arrivo, vi arriverà l'avviso, vibrerà appunto quando vi chiamano, i promemoria potete mettere, la sveglia come vi ho detto e le notifiche da app, che potete scegliere qualsiasi app che avete appunto nel telefono. Potete usare la funzione trova bracciale, cioè che vibrerà il bracciale per, non so, magari l'avete perso, vi è caduto per terra, con questa funzione lo sentirete vibrare nella vostra stanza. Oppure anche il bracciale ha la stessa funzione, dal bracciale potete far vibrare e suonare il telefono, quindi anche se, non lo so, avete fatto la doccia, avete appoggiato il telefono da qualche parte, non lo trovate più, però avete l'orologio al polso ed è connesso, usate quella funzione e troverete il vostro amato telefono. Poi vi chiederà la posizione del bracciale, solleva il polso per visualizzare, quella funzione che basta piegarlo e si accende, perché il display non è sempre acceso, ma si accende solo quando appunto o toccate lo schermo o muovete il polso con questo gesto. E anche questa è una funzione che, se disattivata e tutto, la batteria aumenterebbe ancora di più, quindi volendo si riescono a fare anche 20 giorni se togliete magari anche l'attività in automatico, la misurazione del battito, eccetera eccetera. Poi vi dà il meteo, vabbè, potete impostare la città oppure in automatico, e poi si può personalizzare appunto quale cose fa vedere sul bracciale. Per il momento non sono tantissime, ma sono quelle che vi ho detto che sono le essenziali, quelle che servono. Dunque, che dire di questa Mi Band? A quel prezzo veramente secondo me non ho mai trovato di meglio, perché prima appunto avevo una Nokia, quella che avevo recensito, il Nokia Go, che mi sono trovato bene non benissimo, anche perché non era resistente all'acqua, ma mi si era rotta due volte appunto per infiltrazione d'acqua. Siccome non faccio sub ma faccio cose normali, che faccio anche con questa, non era così robusto come questa. Il display appunto, sì, sotto il sole si fa molta fatica a vederlo, però basta mettere un attimo la mano davanti e si riesce a leggere, ma comunque devo dire che non è una cosa che, non è un orologio che guardate sempre sotto il sole, questo è più un activity tracker che fa da orologio, però è molto discreto, molto sottile, quindi non è da sfigato, non dà tanto nell'occhio. Volendo si può mettere appunto un orologio vero magari nell'altro polso e tenere questo più smart, più futuristico nell'altro, e non sfigura, diciamo, secondo me. Io di solito lo abbino Apple Watch di qua e questo di qua, quindi poi vabbè, poi ci vado in giro io, valuterò io se è brutto oppure no. Comunque, come ho già detto, i link, se volete comprarlo, li trovate qua sotto. Costa meno di 30 euro, se beccate l'offerta giusta, veramente
trovata a 28-29 euro. Io l'avevo comprata su GearBest perché non c'era ancora su Amazon appena uscita, me l'è arrivata appunto in 7 giorni, quindi vi metterò anche il link di GearBest se volete magari comprarla da lì. Ci mette veramente pochissimo anche la spedizione e tutto. La scatola, come ho fatto vedere appunto nel video iniziale, è tutta in cinese, ma perché è un prodotto di importazione. Ma poi alla fine, una volta che scaricate l'app, è già tutto in italiano, quindi che sia cinese o turco o altre lingue non ci dà assolutamente fastidio. Ve lo ripeto un'altra volta, iscrivetevi al canale con il tastino che comparirà qua in alto e mettete un mi piace al video.